Buonasera, siamo in compagnia per questa puntata di Studio Tele 4 del dottor Giuliano Cecovini, che è il presidente dell'ARIS. Grazie, dottor Cecovini, per essere tornato Ah, grazie a voi per avermi nei invitato. nostri studi. Parliamo di ARIS, che cos'è esattamente? ARIS intanto è un acronimo, precisiamolo. Beh, ARIS è un acronimo, su questo non ci sono dubbi. Starebbe per Associazione Studi e Ricerca sull'invecchiamento, questo è l'acronimo. Ne abbiamo già parlato qui a Tele4 qualche volta, ma comunque è bene rinfrescare le idee. È nata circa 15 anni fa, quasi 16, da un'idea di alcuni tra medici, psicologi, eccetera, che si erano accorti che in città purtroppo l'età avanza e il numero di persone anziane supera praticamente quello delle persone in attività lavorativa. E non solo, ci sono moltissime persone anziane a Trieste, sole, perché per motivi chiaramente Sì. anagrafici succede che rimangano sole. A questo punto, soprattutto se quello che rimane solo è il maschio e non la femmina, hanno una maggior difficoltà di adattamento e di riuscire a, tra virgolette, sopravvivere in maniera buona. Allora, l'idea qual era? Uno, quello di offrire alla popolazione un circolo, chiamiamolo così, dove potersi riunire, trovarsi, giocare a carte, fare, non so, la settimana enigmistica, sentire delle conferenze, cose di questo genere qua. Dall'altra parte, ed è la parte, chiamiamola, preponderante dal mio punto di vista, abbiamo avuto la possibilità, da bell'inizio, di aprire un ambulatorio all'Ospedale Maggiore. Ambulatorio che è tuttora aperto, ambulatorio dove un gruppo di psicologi nostri fa lo studio del deterioramento mentale. E se ci sono casi di deterioramento, noi abbiamo i nostri psicologi adatti che hanno preparato dei test particolari per aiutarli a riprendere per quello che si può, perché chiaramente Certo, sappiamo beh, certo, sì. benissimo che non è possibile ritornare a come si era a 18 anni, ma comunque a non peggiorare una situazione. Negli anni abbiamo fatto circa 3.500 test, che non sono pochi, adesso li stiamo scannerizzando tutti per poter fare poi. Per poter fare un lavoro da presentare al Comune di Trieste e per far capire l'importanza di una ricerca di questo Di questo. genere. Ecco, mi incuriosisce questo, anzi sono due cose che mi incuriosiscono. La prima, ARIS ha incominciato la propria attività, appunto diceva, 15-16 anni fa. Sì. Quando, come posso dire, rispetto ad anni prima, essere anziani era diverso. Io faccio sempre il riferimento, io non ho mai visto mio nonno in jeans, No, perché mio nonno stava in giacca e cravatta anche a casa. assolutamente. Quindi questo è. Però, secondo lei, in questi 15-16 anni c'è stata un'ulteriore modifica dell'invecchiare, del concetto stesso Sicuramente di invecchiare? sì, nel senso che soprattutto a Trieste. Trieste è una città un po' particolare, nel senso che le persone fanno sport, Sì. si riuniscono, eccetera, e quindi lo sport aiuta moltissimo in questo campo. Ora, non abbiamo più i campi di bocce che c'erano quando io ero ragazzo, ma comunque moltissime persone anziane frequentano circoli sportivi che possono essere o nautici o addirittura il tennis o Sì. il golf. Io sono socio del golf e devo dire che il numero delle persone anziane che frequenta il club, ma non frequenta il club nel senso andare a mangiare o Sì, che ritrovarsi, proprio che va a che. giocare, è veramente notevole. E quindi quello indubbiamente. Non dico che rallenta un processo di invecchiamento, ma migliora perché ci sono due cose. Uno, l'esercizio fisico, che è estremamente importante come passa l'età. L'altro, la possibilità di parlare con degli amici, delle persone, eccetera, e quindi non dico la convivialità, Sì, ma però quasi. si crea appunto, Sì, sì. si crea una. E quindi questo è molto importante sicuramente.
Però il problema rimane, nel senso che noi abbiamo una marea di persone. Allora, sappiamo benissimo che ci sono quelli che invecchiano meglio e quelli che invecchiano peggio. Ecco, io sono tra quelli che invecchiano bene, diciamo così, perché glielo posso dire, ho 85 anni e quindi, quindi invecchio abbastanza bene. Questo è innegabile. Ecco, però ci sono delle persone che a un dato momento, quando terminano il lavoro, non leggono, non escono, non fanno e quindi automaticamente invecchiano in maniera precoce. Qui allora mi dà l'asset per mi dà un assist per un'altra domanda. Molto spesso chi appunto va, chi va in pensione può avere anche la volontà di non far nulla, mettiamola così, sì. No? Cioè, è abbastanza raro, per dire la verità, almeno che io abbia inteso. Però, quando la volontà, o anche per certi aspetti, usiamo anche il termine, il diritto a starsene senza fare, diventa pericoloso? Ma è una domanda molto difficile in questo senso. Il momento in cui uno termina di lavorare, o ha qualche hobby o ha qualche interesse, e allora lo persegue, se non ha nessun interesse, finisce che sta a casa, che va a fare la spesa, torna a casa, mi scusi il termine, visto che lei della televisione si rincredisce guardando la televisione, in cui ci sono dei programmi molto interessanti e anche dal punto di vista intellettuale, e ci sono dei programmi che bisognerebbe cancellare assolutamente. Poi c'è un altro problema, il momento in cui uno va in pensione, il suo reddito automaticamente diminuisce. Sì. Non solo, oggi sentivo le ultime notizie della finanziaria. Sì, non promettono niente di buono. No, diciamo che i pensionati non promettono un adeguamento all'inflazione, per cui chi ha una pensione bassa, una pensione minima, difficilmente riesce a fare qualche cosa al di fuori di sopravvivere. E quindi a quel punto non può neanche permettersi qualche cosa che gli permetta. Certo. In questo dovrebbero intervenire le autorità comunali, perché soprattutto in una città come la nostra, che è una città di persone anziane, il comune dovrebbe farsi carico di qualche cosa, di qualche cosa nel senso di farli partecipi di attività, di cose di questo genere, eccetera, che non sono quelle fatte in Piazza Unità con... Capito. E invece, per esempio, lei parlava prima appunto del deterioramento, sì. No? Quando il deterioramento si verifica in una persona che vive in famiglia, è facile rendersi conto, certo. No, di quello che sta succedendo. Anche quando sono casi non drammatici, insomma, non vorrei usare questo termine, ma insomma, io mio papà, lo dico senza nessun tipo di problema, mio papà ad un certo punto ha incominciato a soffrire di demenza senile e insomma quello era anche evidente, eccetera. Quando una persona è sola invece, come intercetta il proprio decadimento? Cioè si accorge? Persona sola non se ne accorge, diciamo che il medico di famiglia dovrebbe accorgersene e quindi prendere i provvedimenti, che purtroppo non ci sono molti provvedimenti in questo momento, perché nonostante si studi, anche ultimamente sono usciti dei farmaci che teoricamente dovrebbero rallentare questo procedimento, ma il procedimento dipende da un fatto anatomico. Sì. E quindi ricreare le cellule che se ne vanno non è molto facile. È molto più facile rendere queste persone, almeno all'inizio del procedimento, ed è quello che cerchiamo di fare noi nella nostra associazione, attive. E quindi farle ragionare, non so, la settimana enigmistica. Mi hanno detto che la settimana enigmistica... Farle giocare a burraco, facendole seguire delle conferenze che possano interessarli o cose di questo genere. Questo è sicuramente molto più indicato che non lasciarle lì abbandonate. Non so, lei forse ricorda
tantissimi anni fa, qui a Trieste, c'era un'associazione dell'anziano che era in via Mazzini, mi sembra, di quella via lì, che però raccoglieva queste persone, cioè i parenti portavano, lo parcheggiavano lì perché andavano a lavorare, alla sera lo ritiravano, serviva poco. Purtroppo è una situazione che in una città che sta invecchiando come la nostra sarà sempre più presente e quindi il Comune teoricamente dovrebbe cercare, torno a dire, cure reali non esistono, dovrebbe però cercare di aiutare queste persone in qualche maniera. Ci sono i servizi sociali, nel senso che la persona che rimane sola, che non è più autosufficiente. Sì, però è altro, mi pare di capire, no? Cioè, da quello che dite voi. Chi li fa le pulizie. Sì, ma quello che dite voi, quello che dice lei, riguarda altro. Lì c'è una. Quello non so se il termine è corretto, c'è una patologia anche abbastanza evidente. Cioè, certo. Mi pare di capire che lei dice bisogna, virgolette, intervenire quando l'anziano è ancora in grado di. Sì, quando, interessarsi, divertirsi, esatto, quando la patologia, quando la patologia ormai è diventata irreversibile, lì non c'è, lì può solo aiutarlo dicendo vengo a casa, ti faccio da mangiare, ti pulisco la casa, ma anche lì siamo nel momento in cui lei lo lascia solo, non sa quello che succede, perché purtroppo uno non può essere responsabile. Abbiamo ogni due secondi, si legge sul quotidiano, scomparso da casa, dove è andato, è finito in carcere, si è andato a passeggiare, non si sa. E non è che lo fanno perché vogliono fuggire o andare via. No, no, probabilmente sì. Non ci ragionano. Cioè, in quel momento non sono in grado di capire quello che stanno facendo. Allora, quello che si può fare, torno a dire, ed è quello che cerchiamo di fare noi come associazione con l'ambulatorio di cui le dicevo, l'ospedale maggiore, è quello di studiare se ci sono delle patologie. Noi le facciamo gratuitamente, quindi qualsiasi cittadino prende l'appuntamento, viene, fa il test, se il test dimostra qualche cosa, i nostri psicologi lo prendono in carico e fanno, per quanto è possibile, un aiuto cognitivo in maniera da cercare, ci sono dei test, delle cose eccetera, per aiutare. E quindi per riuscire a in qualche maniera rallentare un procedimento. Ma se uno mi arriva che il procedimento ormai è ai gradi maggiori, c'è nulla da fare. Mi pare di capire, cioè, poi, la prevenzione come in tutte le malattie. Penso. Lei mi pare di capire che poi dopo i dati che raccoglierete saranno o sono già a disposizione? Per adesso sono nostri. Ok. Li metteremo a disposizione nel senso che li stiamo scannerizzando tutti in maniera, i nostri psicologi stanno lavorando per fare una relazione in cui si vede il grado di, chiamiamola patologia, la possibilità di migliorarla per quanto possibile, certo uno non ritorna a quello quando aveva 20 anni, su questo non ci sono dubbi, da presentare poi al Comune dicendo guardate, questi sono i dati su un campione abbastanza ampio della popolazione perché 3.500 casi. Sì, è notevole. La maggioranza purtroppo sono femmine, anche perché le donne vivono di più degli uomini e quindi sono anche più interessate a venire a farsi l'esame. Cioè, sugli uomini è più difficile. Sì, capisco anche. Anche perché uno dice, ma non sono rincretinito, sono ancora normale, eccetera. E quindi ci arrivano quando ormai la cosa è andata oltre perché lo portano i parenti. Mentre le donne vengono spontaneamente e diciamo che l'età media in cui arrivano sono intorno ai 65-70 anni. Ah, quindi... Sì, quindi vengono a vedere se c'è la possibilità. Sì. Poi, naturalmente, non è... diciamo che nel 60-70% dei casi segni di patologia non ne abbiamo avuti. Però è molto importante che vengano a quell'età lì perché se poi ritornano... E paragonando i due esami c'è una differenza. Sì, però è anche indicativo del fatto che uno tiene a se stesso, tiene anche alla propria qualità di vita. Soprattutto alla qualità di vita. Sì.
Cioè, noi abbiamo a Trieste una marea di case di riposo dove moltissime persone, anche in perfette condizioni, rimaste sole, dicono ma l'affitto dell'appartamento, sì, vado a vivere lì dove mi danno da mangiare, dove ho la cameretta, cose di questo genere. Ci sono alcune realtà, direi meravigliose, tipo quelle che c'è a Orisina, la Pineta del Carso, sì, vicino alla Pineta dei Fiori, sì, del Carso, dove uno può portarsi addirittura i propri mobili. I propri mobili, sì, sì. E quindi è una casa di riposo di stile svedese-americano. Da noi queste realtà purtroppo non esistono. Moltissime delle cosiddette case di riposo che abbiamo in città sono degli appartamenti in cui delle persone hanno detto mi metto a fare questa, ma senza che ci sia personale infermieristico o personale preparato a trattare con le persone anziane. E questo non va molto bene. Sì, sì, sì. D'altra parte non esistono strutture, perché una volta esistevano delle strutture, chiamiamole ospedaliere, quando c'era ancora San Giovanni. Sì, di Pilungo De Genti. Sì, quindi, sì. C'erano, che erano molto utili, la Maddalena, sì, San Giovanni, come no. C'era. Hanno distrutto tutto e purtroppo, anche perché le case di riposo tipo i Fiori del Carso non tutti possono permettercelo. Certo, sì. Sì, 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 sì. Teniamo presente questo. Allora, se uno va in pensione e ha 1.500 euro al mese o 1.800 euro al mese di pensione, non può permettersi neanche una delle varie strutture che ci sono in città. Sì. Di cui alcune sono anche molto buone. Sì, 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 certo, certo. Perché alcune sono veramente tenute bene, con personale anche infermieristico, eccetera. Quindi da quel punto di vista nulla da dire. Però sono costose. Allora, abbiamo già finito. Io direi che magari possiamo poi riprendere nei prossimi giorni anche la nostra discussione, magari anche a Trieste in diretta, dove abbiamo un po' più tempo. Per intanto io ringrazio il dottor Giuliano Cecovini, che è il presidente dell'ARIS, la sede dell'ARIS è qui, proprio seminario. Qui in seminario. Siamo tre piani sotto di noi. Tre piani sotto di noi. Grazie. Per cui, se volete venire a visitarci, parlavo prima con il suo collega che è venuto un paio di volte a vedere i nostri vecchietti che giocano a burraco. Ah, non sapevo questo. Sì. Ah, beh, magari non potremmo. Ed era molto interessato. In preparazione magari di una prossima volta, magari potremmo fare un salto. Grazie, sì, dottor Cecovini, buon lavoro. Grazie a voi. Siete sicuri che la vostra memoria funzioni bene? Nel corso di una giornata vi capita di non trovare le chiavi di casa, gli occhiali, il portafoglio? Entrate in una stanza e vi dimenticate il motivo per cui vi siete recati lì? Questi piccoli fallimenti di memoria sono fenomeni che ciascuno ha sperimentato spesso nella propria esistenza. Purtroppo questi problemi però non sono sempre normali. Possono essere la spia di qualcosa che non va a livello cerebrale. Se hai più di 60 anni, fai l'esame della tua capacità di memoria. Gratuitamente. Affrettati, prima che sia troppo tardi.